Buongiorno a tutti, sono l'avvocato Colombo, continuo questo TG UPEL per declinare i rapporti tra crisi di impresa e appalti pubblici. Come già anticipato l'avvocato Calvietti, è importante anche per la stazione appaltante conoscere i contenuti del nuovo codice nel suo rapporto con il codice dei contratti pubblici. Sapete tutti che il vigente codice dei contratti pubblici attua un sistema binario, secondo il quale la regola rimane l'esclusione automatica dell'operatore economico in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, con l'unica eccezione del concordato con continuità aziendale. Ebbene, il nuovo codice dei contratti pubblici in vigore dal 1 luglio 2023 conferma questo sistema binario. Questo non vuol dire che non siano già sorte prime criticità, problematiche applicative, pronunce giurisprudenziali, tanto da indurre il presidente ANAC a intervenire con un comunicato nel novembre scorso, fornendo prime indicazioni sull'entrata in vigore del codice della crisi e il suo potenziale impatto sul codice dei contratti pubblici. Nel dirci che il nuovo codice della crisi, con la sua entrata in vigore, non determina di fatto nuove modalità di gestione delle imprese in procedura concorsuale, ci invita però a fare attenzione. Di questo, dei rapporti tra codice della crisi e codice dei contratti pubblici vigente e nuovo, delle problematiche applicative, delle pronunce giurisprudenziali, vi parleremo in un prossimo webinar il 5 maggio. Vi aspettiamo numerosi. Grazie.